Ecco bene, possiamo parlare di trend abruzzese riguardo al, diciamo, al dato dei contagi in linea col dato nazionale, che manifesta, un calo dei ricoveri? Sì, possiamo confermare che è così anche in Abruzzo. Oggi abbiamo da poco avuto i dati, abbiamo 331 pazienti ricoverati in ospedale che non sono in terapia intensiva e invece 62 sono in terapia intensiva. Una settimana fa il dato era superiore, quindi un numero di casi positivi totali. Nel generale totale decisamente minore. Questo però non significa che il pericolo sia scampato e anzi è il momento di concentrarci ancora di più nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. Questo l'ho detto ieri, lo ribadisco con forza Detto anche in anche questo oggi in un comunicato momento. ufficiale. Sì, sì. Sì. Perché l'emergenza non è finita, bisogna restare a casa. So che è difficile, però non c'è altra scelta. Chi non rispetta i divieti mette a rischio la propria salute e la salute di tutti noi. Assessore, tornando ai dati, diciamo che pur aumentando i casi positivi, diciamo che i dati vengono letti quantomeno in modo, diciamo così, non negativo, anzi con un certo ottimismo. Ecco, come spiega Sì. questo? È legato all'aumento dei tamponi che vengono effettuati? Ma no, lo possiamo leggere questo ottimismo perché non c'è stata la crescita esponenziale. Quindi prima era presente quel costante raddoppio dei casi positivi che è avvenuto in altre parti d'Italia, no? E che anche il nostro modello matematico ipotizzava. Invece in Abruzzo il trend si mantiene costante da diversi giorni e questo quindi è un buon segno. Il numero dei positivi continuerà ad aumentare, questo lo sappiamo, fino a quando non verranno analizzati centinaia di tamponi al giorno. È ovvio però, lo azzarderei anche a dirlo, è auspicabile. Però significa che stiamo continuando a individuare i positivi, molti dei quali sono asintomatici, e attuare tutti quei protocolli di sicurezza sanitaria. Certo. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso dei legato ai farmaci che vengono sperimentati in questi giorni, queste settimane, abbiamo per fortuna delle notizie confortanti su vari fronti. Ecco, al momento com'è la situazione in Abruzzo? Da alcune settimane in Abruzzo sono in corso delle sperimentazioni in tutte le ALS della nostra regione. E vengono studiati gli effetti di questi farmaci che vengono utilizzati per l'artrite reumatoide e altri utilizzati per la cura del virus Ebola, che stanno dando risultati incoraggianti. Ci sono pazienti già dimessi con un quadro clinico che ha registrato dei miglioramenti netti. Però credo che sia d'obbligo mantenere una cautela perché occorrono periodi più lunghi per verificare l'effettiva efficacia di questi medicinali proprio nella cura del Covid. Attendiamo con fiducia gli studi scientifici che ci daranno un quadro più preciso e più attento della situazione. Certo, anche perché insomma, occorrerà avere una casistica ovviamente legata al momento, diciamo, a pochi, cioè numericamente, insomma, a pochi casi, e quindi poi si potrà fare una valutazione chiaramente complessiva. Ecco, come Regione Abruzzo, Assessore, parlando di mascherine, che sono uno dei temi, delle tematiche più discusse anche dai nostri utenti social. Ecco, come si pone la Regione Abruzzo rispetto a un possibile uso generalizzato delle mascherine? A tal proposito, non so, avete pensato, state pensando come giunta a un provvedimento specifico? Sì. Su questo tema già il presidente Marsiglio è intervenuto evidenziando un po' quella che è l'intenzione del nostro governo regionale. L'uso obbligatorio delle mascherine potrebbe essere introdotto nella fase cosiddetta 2, ossia dopo il momento emergenziale,
Io tengo ancora una volta a ribadire che in un Abruzzo non ancora possiamo dirsi, non ancora possiamo dire che si è concluso, e solo quando questa distribuzione di queste mascherine sarà tale da poter consentire a tutti i cittadini di potersele procurare indistintamente, e questo può avvenire. Quindi per il momento resta fermo l'obbligo di rimanere a casa, di evitare gli spostamenti non necessari e mantenere sempre le misure di distanziamento sociale. Chiarissimo. Ecco, invece, guardando un po', tornando al discorso test, a livello di test immunologici, la regione Abruzzo che posizione ha? Cosa pensa di fare? Questo sì, è un argomento in cui io stessa sono intervenuta più volte nei giorni scorsi, e la mia posizione è quella, non cambia, è un po' la stessa. Attendiamo dal Ministero della Sanità quelli che sono, che il Ministero che possa individuare quali sono i criteri per l'affidabilità dei test serologici, perché fino ad oggi così come ho già detto e ribadito anche nelle ultime ore dagli organismi scientifici nazionali e internazionali, ci ribadiscono che purtroppo ci sono ancora molti risultati di falsi negativi, c'è ancora un numero eccessivo, e quindi esiste ancora questo rischio enorme che potrebbero portare anche a un aumento del numero dei contagi. Quindi attendiamo chiaramente un sistema che sia sicuramente più affidabile. Ma penso che avverrà a breve, a giorni. Ecco, invece, ecco, parlando nei giorni scorsi con il presidente Marsiglio in conferenza stampa e con il direttore generale dell'ASL di Pescara, avete annunciato quella, l'importante decisione appunto di dar luogo ad un nuovo ospedale Covid su Pescara, che peraltro è collegato insomma al blocco ospedaliero del Santo Spirito. Ecco, qual è la logica dietro questa realizzazione? Insomma, cioè, al momento c'è un miglioramento della situazione, ma ecco, lei come la valuta questa scelta? Purtroppo con il Covid dovremmo convivere ancora per molto tempo. Una volta superata la fase dell'emergenza, i contagi non spariranno così come per magia, quindi sarà fondamentale poter disporre di queste strutture dedicate, specializzate, che prendano in carico in maniera adeguata ed esclusiva, aggiungerei, i pazienti positivi. Attualmente, infatti, per far fronte a questa pandemia, abbiamo limitato i ricoveri dei pazienti, li abbiamo dovuto per forza limitare con altre patologie, ma è ovvio che si tratta di una situazione temporanea e che dobbiamo al più presto ripristinare con tutti i servizi assistenziali invece.